È la prima associazione italiana creata da e per i figli che hanno una mamma o un papà che hanno un problema di salute mentale. Nasce perché questa tematica di chi è figlio non è molto conosciuta, è quasi un tabù, ed è un tabù che però crea delle sofferenze che noi vogliamo invece contrastare portando un messaggio di positività. Questa spilla viene dagli Stati Uniti, dal Movimento Internazionale dei Figli, di cui faccio parte, e dice: figlia orgogliosa, la resilienza è ereditaria. E quindi questo è un messaggio potentissimo che va un po', no, a sconfiggere quel tabù che vuole che si erediti la malattia. In realtà la malattia, con misure di supporto e sostegno e prevenzione, si previene. Quindi questo messaggio è molto importante. Ci siamo ispirati a due realtà. Una, appunto, Comic, che è un'associazione creata da due figlie australiane che nel giro di 20 anni hanno contribuito al cambiamento di paradigma nel loro paese. E un'altra è COPMI, che è invece un'organizzazione australiana finanziata dal governo nazionale, dedicata specificamente ai figli di genitori con disturbi mentali. Noi, ispirandoci a queste due realtà che omaggiamo, speriamo nel nostro piccolo di crescere sempre di più con l'aiuto di tutti. Il gruppo di Automuto Aiuto Online per i Figli è nato nel 2011. Mi sono ispirata a un gruppo creato da un canadese e a un gruppo creato da una signora americana. E questo gruppo online consente 24 ore su 24 ai figli che hanno un problema in famiglia ma non sanno con chi parlarne di trovare chi ha avuto la stessa esperienza e può sostenerlo, dare consigli o anche un conforto, ed è esclusivamente per loro, in modo tale che possano sfogarsi senza essere giudicati e possano anche incoraggiarsi a vicenda. Attualmente ha superato i 350 membri, una cosa secondo me fondamentale che abbiamo anche portato al Parlamento europeo a Bruxelles il 6 marzo. Siamo stati chiamati da Eurocarers a rappresentare i giovani caregiver, figli di genitori con disturbi mentali. Una delle nostre richieste, un appello accorato al Parlamento europeo, che poi darà indicazione ai governi nazionali, è quello di stabilire una soglia minima di spesa pubblica per la salute mentale, perché è un diritto dei cittadini avere la propria salute mentale tutelata e chiave preventiva al pari della salute fisica, e questa è una cosa, la base di tutto secondo noi. Da lì poi tutto il resto viene a cascata. Se non si investe in salute mentale, non si investe nelle persone.